39 vittime. Una tragedia immane. L'Italia, 48 ore dopo, non riesce ancora a darsi pace. Il crollo del ponte Morandi, viadotto della A10 in quel di Genova, ha tranciato le gambe all'estate italiana e aperto spaccature anche all'interno del governo. Movimento 5 Stelle e Lega pare vogliano assumere posizioni differenti sulla querelle concessioni e possibile revoca ad Autostrade per l'Italia. Le cause, però, passano in secondo piano quando ci sono di mezzo 39 vite, feriti, sfollati e una città in ginocchio. Non solo genovesi, anzi, tra le vittime, purtroppo, si registrano 4 ragazzi di Torre del Greco, in Campania. Esprimo la mia profonda tristezza per la tragica scomparsa a Genova di Giovanni Battiloro, unitamente ai suoi 3 amici Gerardo, Antonio e Matteo, giornalista di Giulia e vice il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che negli anni ho imparato ad apprezzare non solo per la bravura con la macchina da presa. Giovanni faceva infatti il videomaker, ma anche per l'educazione e il garbo con cui svolgeva il suo lavoro. Ma non è l'unica storia straziante. Punto il bilancio definitivo è di 39 vittime. O almeno, questo è il numero dei deceduti finora accertati dal Viminale durante la tragedia del crollo del ponte Morandi a Genova. Di questi, però, 5 non sono stati ancora identificati. I feriti sono 16, di cui 12 in codice rosso. Di seguito, la lista delle persone finora identificate. Tra questi c'è anche un bambino, il piccolo Samuele, la cui storia è alquanto straziante. Andrea Cerulli, 48 anni di Genova. Andrea Vittone, 49 anni, di Venaria Reale, Torino. Alessandro Campora, 55 anni di Genova. Manuele Bellasio, 12 anni di Pinerolo. Camilla Bellasio, 16 anni di Pinerolo. Claudia Fossetti, 47 anni di Pinerolo. Marta Danisi, 29 anni di Sant'Agata di Militello, Messina. Alberto Fanfani, 42 anni di Firenze. Juan Carlos Pastenes, 64 anni. Nora Rivera. Juan Rubén Figueroa Carrasco, di 68 anni, cileno. Roberto Robbiano, 47 anni. Samuele Robbiano, 8 anni. Ersilia Piccinino, 41 anni. Elisa Bozzo, 33 anni di Genova. Mirko Vicini, Bruno Casagrande, 57 anni, di Antonina, Reggio Calabria, Matteo Bertonati, 26 anni di Torre del Greco. Giovanni Battiloro, 29 anni di Torre del Greco. Gerardo Esposito, 26 anni di Torre del Greco. Antonio Stanzione, 29 anni di Torre del Greco. Gennaro Sarnataro, 43 anni di Volla, Napoli. Stella Maria Boccia, 24 anni, nata a Napoli, residente ad Arezzo. Carlos Jesus Eraso Trujillo, 23 anni. Marian Rosca, 36 anni. Oxelene Matia Lizzee Plaze, 21 anni. Nathan Guzman, 20 anni. Melissa Artus, 22 anni. Francesco Bello, 41 anni di Serra Aricò. Vincenzo Licata, 57 anni di Grotte, Agrigento. Marius Gerri,
28 anni, punto Luigi Matti Altadonna, 34 anni di Genova, punto Edi Bocrina, punto Tra le vittime di martedì 14 agosto c'è anche il piccolo Samuele Rubiano, che aveva solo 9 anni. Al momento del crollo, era in auto con la mamma Ersilia Piccinino, 41 anni, e il papà Roberto Rubiano, 44. Quando il ponte si è sbriciolato, l'auto è piombata nel vuoto, e per loro non c'è stato nulla da fare. Il bambino è stato tra le prime persone ad essere ritrovate tra le macerie. L'ultimo post su Facebook di Roberto, invece, risale a martedì mattina. Ora di pubblicazione. 8:51. Nell'immagine è raffigurata l'isola della Sardegna. E come evidenzia il Corriere della Sera, il dramma della famiglia di Samuele ha contorni strazianti. Punto nell'utilitaria scura precipitata sui binari della ferrovia di Fegino in mezzo ai bagagli, i poliziotti delle volanti trovano ombrellone da spiaggia avvolto nel cellopane, il secchiello e la paletta. C'è pure un telefonino che squilla all'impazzata. Mamma, è la scritta che appare sul display. Dall'altra parte del filo c'è una nonna, disperata, che tenta di parlare con la figlia.